ritorno in campo, due trasferte consecutive. Sei anche tu in gruppo, come stai? Sì, no, sto bene, sono a disposizione, quindi niente, sono contento di essere rientrato e di star bene. Hai visto da spettatore la partita contro una delle tue ex squadre, il Brescia, una vittoria importantissima per la classifica, ma anche per il morale, perché questa volta non vi siete fatti riprendere. Sì, penso che ha ragione il mister, nel senso che ha detto che è l'unica partita che forse abbiamo avuto quel pizzico di fortuna comunque che ci ha aiutato. Abbiamo giocato tante partite simili, magari soprattutto in trasferta, però non eravamo mai riusciti ad avere magari quell'episodio che ci desse una mano. Si era interrotta un po' all'inizio di questo 2016 una striscia positiva, avevate trovato gioco e qualche punto, sempre comunque qualche difficoltà in trasferta, adesso però vi vedi in questo momento alle spalle, siete pronti per partire cercando anche i punti lontano dal Brady. Sì, ma noi andiamo sempre carichi e convinti ad ogni trasferta, poi purtroppo non siamo mai riusciti a portare a casa punti e concretizzare, però come hanno già detto i miei compagni, come ci diciamo comunque tutti i giorni, è inutile stare a fare delle chiacchiere perché sia noi che tutti quanti ci siamo rotti le scatole comunque di andare in trasferta, di non portare a casa nulla, quindi dobbiamo fare i fatti e basta, lo sappiamo tutti. Adesso sono appunto due trasferte, poi anche la sfida successiva in casa con Livorno, tutti i match diretti. Potete, diciamo, inguaiare qualcun altro come in Latina, potete provare a prendere vantaggio sopra Ascoli e Livorno. Sì, certo, il nostro obiettivo sono tre partite molto importanti, molto difficili, però niente, è importante pensare prima a Latina, che comunque è una squadra che lì vicino a noi, come hai detto tu, sarebbe doppiamente importante perché sono squadre che comunque lottano con noi e quindi sono punti fondamentali. Qualcosa che magari speri di vedere da te stesso, dai compagni, proprio per Latina, per provare a trovare questi punti. Ma è una squadra, spero di trovare una squadra comunque convinta e carica che vada e mantenga magari lo stesso atteggiamento per tutta la partita, perché penso che magari è quello che ci è mancato, avendo delle amnesie magari anche a volte inspiegabili, degli episodi che ci hanno condannati. Quindi avendo analizzato tantissime volte questa situazione, spero che non succeda più, perché solo così possiamo portare a casa il risultato, perché purtroppo abbiamo visto che ogni minima disattenzione l'abbiamo pagata cara e quindi questo non deve più succedere. Simone, dal tuo punto di vista personale è stata una stagione per il momento molto sfortunata, c'è ancora però tanto per ribaltare nel senso, insomma. Sì, no, io mi dispiace di essere stato indisponibile per molto tempo, purtroppo il primo infortunio è arrivato proprio subito, è stata una cosa fortuita, quindi niente, mi ha spezzato un po' il ritmo, però devo essere bravo io comunque a curare qualsiasi particolare perché niente, per farmi trovare sempre pronto e per far sì che queste cose, questi inconvenienti non accadano più.